tutti e benvenuti in questa nuova lezione. Oggi noi andremo a imparare una nuova canzone, ovvero Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Ho scelto questa canzone perché ci permette di ripetere gli accordi che abbiamo già visto in precedenza, soprattutto il Si minore, che era un accordo abbastanza complicato rispetto agli altri. Gli accordi sono il Re maggiore, il Si minore, il Sol maggiore e la maggiore. Andiamo a rivederli subito. Allora, il Re maggiore consiste nel mettere l'indice sulla terza corda al secondo tasto. Poi mettiamo l'anulare sulla seconda corda al terzo tasto. E posizioniamo il medio sulla prima corda al secondo tasto. Questo è il Re maggiore. Andiamo a vedere il Sol maggiore, che presenta appunto, dobbiamo mettere il medio sulla sesta corda al terzo tasto, poi l'indice sulla quinta corda al secondo tasto. E poi mettiamo l'anulare sulla prima corda al terzo tasto. Poi il La maggiore, appunto con La maggiore dobbiamo mettere l'indice sulla quarta corda al secondo tasto. Poi mettiamo il medio sulla terza corda al secondo tasto. E l'anulare lo mettiamo sulla seconda corda al secondo tasto. Quarto e ultimo accordo è il Si minore. Col Si minore, appunto, noi dobbiamo mettere l'indice su tutte le corde al secondo tasto, quindi dobbiamo premere tutte le corde, e poi posizioniamo il medio sulla seconda corda al terzo tasto. L'anulare sulla quarta corda al quarto tasto e il mignolo sulla terza corda al quarto tasto. Come vedete, gli accordi sono già quelli che abbiamo visto in precedenza. Andiamo ora a vedere il ritmo. Appunto, il ritmo consiste in 6 pennellate. Le prime due partono dall'alto verso il basso. Quindi, e dobbiamo fare 6 pennellate per ogni accordo. Dopo aver fatto queste due prime pennellate, diamo altre 2 pennellate dal basso verso l'alto. Quindi, poi ne diamo altre due, soltanto che la prima è dall'alto verso il basso e poi l'altra dal basso verso l'alto, quindi se andiamo a ricapitolare tutto quanto, però ogni accordo è sempre così, quindi ogni accordo ha 6 pennellate. Quindi se proviamo ad andare a fare qualcosina, ora, per regolarci meglio, andiamo a suonare insieme alla canzone. Ok,
questa lezione è terminata. Ci vediamo il prossimo giovedì, sempre alle ore 17, per una nuova canzone.